L'8 luglio del 1995 l'Italia saluta per l'ultima volta Edmondo Fabbri, ex CT della Nazionale dal 1962 al 1966. Dopo un passato da calciatore con le maglie di Inter, Sampdoria, Atalanta e Parma, nel 1957 intraprende la carriera da allenatore, guidando il Mantova dalla Serie D alla massima categoria. All'indomani dei mondiali cileni del 1962, la Federazione Italiana gli affida così la carica di commissario tecnico della nazionale, con l'obiettivo di preparare gli azzurri alla Coppa del Mondo di 4 anni più tardi in Inghilterra. L'avventura in terra d'Albione dell'Italia di Mondino è però ancora oggi ricordata per il cocente KO contro la Corea del Nord, che costa alla nazionale l'eliminazione dalla competizione internazionale e soprattutto segna, dopo 18 vittorie, 6 pareggi e sole 5 sconfitte, la fine del mandato del tecnico romagnolo.